Siamo con Franco Scortecci per parlare della nuova iniziativa a scuola di Giostra. Non è una iniziativa nuova, ma si ripropone anche quest'anno da parte dei quattro gruppi giovanili. L'istituzione, insomma, l'amministrazione comunale, ho voluto stamani essere presente a questa mattinata di presentazione dei progetti. Perché? Perché al di là l'abbiamo sempre detto dal momento che siamo anche insediati, io ho preso l'incarico presidente, al di là dell'aspetto puramente giostresco e dello sviluppo e della crescita della Giostra come momento di promozione della città, un altro tema che ci sta particolarmente a cuore è quello legato all'aspetto proprio di aggregazione sociale all'interno dei quattro quartieri. Io per esperienza vedo che ormai oggi all'interno dei quattro quartieri c'è tanta bellissima gioventù. E quello che ci dispiace è che questi gruppi si ritrovino e vivino solo nel momento giostresco. È un patrimonio culturale e anche di volontariato importante che può diventare un patrimonio di tutta la città e non solo nei 15 giorni di Giostra, e queste iniziative servono a far crescere i gruppi giovanili, a responsabilizzarli e a riscoprire anche le radici di quello che è il nostro passato, la nostra storia, in un momento che li aggrega intorno al quartiere. E quindi io penso che sia non importante, ma importantissimo essergli d'aiuto, d'appoggio, perché tutto questo si possa sviluppare al meglio. E quest'anno ci sarà anche un'occasione in più, perché ci sarà anche la giostra straordinaria. Come commenta la terza giostra prevista per il 2016? Io dico, quando ci sono le opportunità, troppe nel tempo ne abbiamo lasciate perdere e non sfruttate. È un'opportunità importante per promuovere Arezzo nel mondo, non ce la facciamo sfuggire, lavoriamo tutti perché tutto il risultato arrivi, perché io dico, se riusciamo a creare anche un solo posto di lavoro in Arezzo, penso che sia un patrimonio di tutta la collettività. E ci saranno possibilità di trovare dei fondi anche per sostenere i quartieri in vista di questo appuntamento straordinario? Ma già l'amministrazione comunale quest'anno è ritornata a garantire quello che era il vecchio contributo ai quartieri. Vediamo se riusciamo a fare qualche economia. Io mi rendo conto che per i quartieri è un sacrificio e devo apprezzare il senso di responsabilità con cui hanno vissuto questa proposta, perché pur sapendo le loro difficoltà hanno detto, se però serve siamo tutti a disposizione. Vediamo, l'obiettivo è quello di non mettere in difficoltà nessuno, ma che tutto questo diventi un'opportunità di gioco, di piacere, di gioia, ma anche un'opportunità di sviluppo per il territorio.